Buonasera, bentrovati a Notizie di Prato TG. Apriamo il telegiornale con una notizia importante che è destinata a far discutere in città. Il bar Andrei di Via Magnolfi è stato venduto a un imprenditore cinese, spesso al centro di episodi di cronaca, a volte anche chiuso dalla questura per motivi di sicurezza, sempre per quanto riguarda le malfrequentazioni. Il bar ora parlerà cinese. Il titolare che gestisce l'attività da oltre un secolo getta la spugna, non ne posso più. Sentiamo. Il titolare del bar Andrei getta la spugna e vende l'attività a un cinese. L'accordo non è ancora stato firmato, ma è già articolato nel dettaglio e segna un cambiamento radicale per questo storico esercizio pubblico di Via Magnolfi all'angolo con Via Diciamo che Cironi, ha a la pochi volontà di passi da Piazza Duomo. vendere. Negli ultimi anni finito troppe volte al centro di episodi di cronaca tra spaccio, risse e degrado, fino a essere stato chiuso dalla questura per motivi di sicurezza. Sono proprio queste le motivazioni che hanno portato Bruno Rosi all'esasperazione e alla decisione di vendere tutto dopo oltre un secolo di storia, festeggiato lo scorso anno. Le situazioni che si è vissuto negli ultimi anni non sono state piacevoli, le persone ci incolpano di cose che non ha, di cui non abbiamo colpa, di avere fuori gente poco per bene, spaccio di droga, e allora abbiamo deciso di non andare avanti. Non ho messo i miei figli fanno un altro lavoro. Come finisce questa situazione? La situazione è sempre stata la stessa, in generale. Basta levare una persona, se siamo stati 20 giorni bene, è tornata questa persona, siamo ripartiti con il giro stesso come prima. Si vede che queste cose sono spiacevoli, da tantissimi anni c'è qui fuori questa situazione e non ne abbiamo più voglia di vederla. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, oggi pomeriggio è arrivata a Prato per incontrare i vertici di Capmobit in merito alla gara sul trasporto pubblico regionale andata ai concorrenti del gruppo francese RATP, ha incontrato brevemente anche Rosi, a cui ha chiesto di resistere, ma Rosi ha scosso la testa, la decisione è irreversibile. E come avete visto, Meloni oggi pomeriggio era a Prato, ha incontrato i vertici di CAP e ha definito folle la scelta della regione di dare l'assegnazione a Autolinee Toscane, l'azienda francese, l'azienda del gruppo francese RATP. Sentiamo. Di vedere intere amministrazioni che fanno delle forzature in attesa di una sentenza del Consiglio di Stato per consentire ai francesi di gestire il nostro trasporto pubblico locale, per me è una cosa folle. Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che oggi pomeriggio ha fatto tappa in città per incontrare i vertici della cooperativa CAP, che da decenni si occupa del trasporto pubblico in città e che a breve dovrà lasciare tutto in mano ad Autolinee Toscane del gruppo francese RATP, vincitore della gara regionale contro il consorzio Mobit di cui CAP è capofila. L'unica speranza per CAP è rappresentata dal pronunciamento della giustizia amministrativa che la regione toscana non ha voluto attendere, affidando il servizio in via definitiva ai francesi. Voglio sempre che si rispettino le regole, però vedere una regione che forza anche rispetto a una sentenza della quale si era in attesa, che in teoria non favorisce e non favorirà i francesi, per darlo ai francesi, è certo tradisce che c'è una particolare volontà di affidare questo servizio ai francesi. La domanda è perché? La domanda è perché un signore che si chiama Sandro Gozi, che ha fatto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega agli affari europei in rappresentanza del governo italiano, è stato beneficiato da Emmanuel Macron di un posto eleggibile sicuro nelle sue liste al prossimo Parlamento europeo? Perché lì mica ci sono le preferenze, lì c'è la lista bloccata. Perché Macron dà un posto a Sandro Gozi? Domanda. Subito dopo, accompagnata dal candidato sindaco del centrodestra Daniele Spada, Meloni ha incontrato i simpatizzanti e i candidati consiglieri alla sede del comitato elettorale di Via Magnolfi, dove ha parlato anche di illegalità economica cinese. E stamani era presente a Prato anche il sottosegretario agli interni Carlo Sibilia, che ha promesso più controlli sulle aziende che sfruttano gli operai ed evadono il fisco. Ha seguito per noi l'incontro in prefettura. Alessandra Grati. Giornata pratese per il sottosegretario pentastellato agli interni Carlo Sibilia, che questa mattina ha incontrato il prefetto Rosalba Scialla, il questore Alessio Cesareo, il comandante dei carabinieri Marco Grandini. Al centro della riunione la questione sicurezza e illegalità.
C'è una grande attenzione su tutta la provincia di Prato, che sconta il fatto di avere un territorio piccolo ma una grande densità abitativa, una grande densità commerciale che attira interessi economici anche a livello internazionale. Quindi è chiaro che da parte del Ministero dell'Interno c'è tutta l'intenzione di potenziare quanto più è possibile la sicurezza in queste zone. È evidente che già abbiamo fatto degli sforzi nel mese di febbraio e mi auguro che grazie anche alle risorse poste in finanziaria ce ne saranno sicuramente nuovi innesti che potranno rendere queste zone molto più sicure. Altro argomento trattato è stato quello del dumping sociale e dell'evasione fiscale, temi che il sottosegretario porterà all'attenzione del vicepremier Di Maio. Sicuramente c'è un fenomeno di sfruttamento di alcuni lavoratori che magari hanno necessità oggi di avere un lavoro e quindi alcune imprese fanno del dumping sociale, quindi sfruttando manodopera a basso costo e aumentando i profitti. Questo chiaramente deve essere perseguito se le cose vengono fatte in maniera illegale e io sono proprio convinto che interesserò anche il vicepremier Di Maio per avere dei controlli più serrati su quello che è il distretto di Prato. Nel pomeriggio Siviglia, insieme al candidato sindaco per i 5 Stelle, Carmine Maioriello, ha fatto un tour per la città, partendo dalla stazione centrale, Piazza Europa, Centro Storico e Macrolotto Z. Era sottoposto alla misura dell'obbligo di firma per aver rubato in una pasticceria in via Galcianese lo scorso 14 aprile. Il trentenne pratese è arrestato stanotte in flagranza di reato dalla squadra mobile dopo aver preso 460 euro dalla gelateria Nonna Luisa in via Soffici e il fondo cassa a una pizzeria a Taglio in via Masi Appoggio a Caiano. L'uomo aveva anche un complice, un 45enne pratese, che lo accompagnava in auto nei pressi delle attività commerciali da derubare, che è stato denunciato a piede libero per gli stessi reati contestati al trentenne: furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Entrambi sono pluripregiudicati per reati contro il patrimonio. Vista l'analoga tipologia di attività commerciale derubata e i precedenti a suo carico, il trentenne potrebbe essere la stessa persona che due giorni fa ha ripulito la gelateria Il Morino e una panetteria al Soccorso, ipotesi su cui gli investigatori stanno lavorando a caccia di elementi probatori. Tredicenne insultato e offeso su internet, la madre ha denunciato tutto e la procura ha aperto un'inchiesta. Nadia Tarantino. Deriso e schernito per il suo aspetto fisico, denigrato per la sua situazione familiare, indicato con appellativi ingiuriosi. 2 anni di offese e insulti contro un ragazzino di 13 anni trasformato nello zimbello di chat e piattaforme digitali frequentate da giovani e giovanissimi per giochi e per la creazione di gruppi di amici virtuali. Il caso di cyberbullismo è approdato in procura. La madre del ragazzino, assistita dall'avvocato Eugenio Zaffina, ha presentato una denuncia nella quale si ipotizzano i reati di diffamazione e stalking. Un fascicolo contro ignoti è stato già aperto e sono cominciate le indagini per risalire all'autore o agli autori del lungo tormento che ha fatto sprofondare il tredicenne in uno stato di frustrazione che si è tradotto in problemi di rendimento a scuola, in problemi di relazione con i coetanei e più in generale in un vero e proprio malessere. Tutto è cominciato un paio di anni fa, quando il ragazzo si è reso conto di essere finito in un vortice di offese di ogni tipo postate da utenti con nomi di fantasia, pseudonimi collegati a immagini con simboli fascisti, riferimenti precisi alla sua situazione familiare, un particolare che fa pensare che dietro alla campagna denigratoria ci sia una persona o più persone che conoscono bene la loro vittima. È il caso più recente, questo, di un fenomeno in aumento. Diverse le inchieste aperte dalla procura in seguito a denunce e querele relative a diffamazioni e stalking attraverso internet, strumento che sì consente di agire anche in modo anonimo, ma che quell'anonimato non lo garantisce quando si commette un reato. Di giorno operai e di notte spacciatori. Una coppia di cinesi, lui 32 e lei 22 anni, conviventi e residenti a Prato, sono stati arrestati dai carabinieri all'alba della notte di giovedì con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati mentre viaggiavano sulla loro auto, all'interno della quale i militari hanno trovato 10 grammi di chetamina e una pasticca di ecstasy. Il controllo è stato esteso all'abitazione della coppia, dove è stata trovata altra droga, 21 grammi di chetamina e 45 pasticche di ecstasy, sequestrati anche 2.700 euro, un bilancino di precisione e
materiale per il confezionamento. Controlli antidroga anche nelle scuole superiori Cicognini, Rodari e Marconi. 8 i grammi di hashish recuperati dai carabinieri con l'aiuto di 2 unità cinofile nei giardini antistanti gli istituti. Il servizio è stato organizzato insieme ai dirigenti scolastici che hanno accompagnato i militari nell'ispezione di alcune classi. Torniamo a occuparci della donna che ha avuto un figlio da un 14enne perché ci sono le motivazioni del tribunale e del riesame. La donna ha voluto la gravidanza per tenere accanto a sé il ragazzino. Sentiamo Nadia Tarantino. Una gravidanza cercata e voluta per tenere legato a sé quel ragazzino del quale era innamorata e poi il bambino usato come strumento di ricatto per continuare la frequentazione e i rapporti sessuali. È questo uno dei passaggi più forti che motivano la decisione dei giudici del riesame di confermare gli arresti domiciliari alla donna di 31 anni che la scorsa estate ha avuto un figlio dallo studente, oggi 15enne, a cui dava ripetizioni di inglese in vista dell'esame di terza media. La donna è indagata per atti sessuali con minore, violenza sessuale per induzione, difesa dagli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri, è ai domiciliari dalla fine di marzo. Il Tribunale del Riesame ha confermato punto per punto il quadro messo insieme dai pubblici ministeri Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli e fatto proprio dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato che ha fatto scattare la misura cautelare. Una dozzina di pagine per descrivere la personalità della 31enne, la sua ossessione per il ragazzino col quale, dice anche il esame, i rapporti sessuali sono cominciati prima del suo 14esimo compleanno. I giudici hanno definito penetrante l'attività di condizionamento attuata dalla donna nei confronti dello studente, destinatario di migliaia di messaggi inviati a tutte le ore del giorno, anche quando lui era a scuola. Messaggi per concordare appuntamenti sulla base di una sorta di patto secondo il quale lei non gli avrebbe creato problemi con il bambino se il loro rapporto fosse continuato. Non solo, i giudici spiegano che quando la 31enne realizza che il ragazzino frequenta una coetanea e che la minaccia del bambino non ha su di lui più alcun effetto, comincia a parlare dell'intenzione di voler togliersi la vita, creando nel giovane uno stato psicologico di forte preoccupazione. Non avrebbe avuto contezza la donna, almeno fino ai giorni immediatamente successivi all'inizio dell'inchiesta, della sofferenza provocata allo studente e alla famiglia, tanto da pensare e anche dire che a rovinare il giovane sono stati i genitori con la scelta di presentare la denuncia. Ci fermiamo qui, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro buona serata. Notizie di Prato TG torna domani alla stessa ora.